Ci è parso di capire che Baffone stia arrivando. Cosa ne pensate? Ma guardi, la mia coalizione non ha paura dell'arrivo di questi personaggi di scarsa levatura. Noi proseguiremo per la nostra strada, i numeri sono... Buonasera, benvenuti. Allora, stavo dicendo, iniziamo con il nostro benvenuto che consiste in dei bocconi di cotta fritta al fiato, delle polpette di cinghiale polonica che chiamiamo in dialetto polpette fuliute, perché? Cioè che scappano. Esatto, sono le classiche polpette che si facevano per la lasagna e che puntualmente in cucina, prima di preparare la lasagna, sparivano. Chissà come vada. Ma ricordavo qualcosa. Quindi queste venivano mangiate prima di essere. Venivano mangiate prima di fare la lasagna e non ce n'erano più da poter metterle nella lasagna. Quindi noi abbiamo ripreso, queste polpettine sono deliziose perché è un passo con polonica. Lasciamo cinghiale, pane. Dopo mangeremo lasagna per presto. Senza polpettine. Pomodorini d'Arterini, sono dei pomodori della zona molto molto dolci e dell'olio e dell'olio nuovo, olio giovane, questo è un olio di rapice, giovane. Buon appetito, buona consumazione e grazie per essere qui. Signori, sono rimasto in questo stato, non certo per la pizza e il gelato. Un attimo il Pucciac, scusa, vuoi fare 3, 2, 1? Pucciac. Pronti? Vai. Allora, dovete sapere che San Michele è un paese conosciuto, piccolino, 3.000 anni, ma conosciuto per le patate. Cioè, noi abbiamo tra le migliori patate d'Italia e facciamo a settembre una bellissima sagra, che è la sagra delle patate. Nessuno è informato di questa cosa. Infatti adesso, lo sai, prossimo anno, ci fa piacere, saremo onorati se parteciperai alla nostra sagra. Dove arrivano gente dal tutto il centro-sud, quindi ci sono pochi giorni migliaia di persone che vengono ad assaggiare tutte pietanze a base di patate. E noi proponiamo uno dei piatti che è questa crema di patate di San Michele con un ragù bianco, cioè una salsetta fatta da noi a base di funghi porcini del Ternullo, che è un altro frutto spettacolare della nostra terra, spontaneo. Questo è un fungo porcino di castagno, cresce sotto gli alberi di castagno, perché hanno una ricca di castagni, tutto il Serinese fino a Montella, la zona. Questo è bellissimo. Buona partita. Grazie. Mi sono reso conto, girando un poco il mondo, questo stivale ha toccato il fondo. Scusa, che è successo? Dovete sapere. Voi dovete sapere, vedo la signora, se non c'ero io, andava lunga lunga a terra. Lunga lunga a terra, quello se non c'era questo giovane. Prego signore. Ciao. Non è collaborativo. Buonasera. Buonasera. Ma lei chi è, scusi? Giovanni Romano? Io sono l'oste. Ma lei è della Malora. Io so che lei è anche baffone, però. Sì, poi ne parliamo. Soprattutto baffone. Poi ne parliamo, poi ne parliamo. Orgogliosamente baffone. Ci spieghi questo allora, piatto. Stavo dicendo che San Michele, vabbè, l'abbiamo detto prima, è una zona ricca di patate. Questo è un altro piatto della tradizione a base di patate, che viene fatto con una rape, che sarebbe la foglia dei broccoli poco più, diciamo, passata nella crescita, e viene lessata, sminuzzata, a parte vengono bollite le patate, sbucciate, schiacciate, poi viene fatto, allora lo si faceva in un tegame di creta, un soffritto di olio extravergine e peperoncino. Si facevano cuocere le rape sminuzzate, ci si aggiungeva poco dopo, 10 minuti del soffritto, le patate schiacciate e si girava fin quando non si otteneva questa purea straordinaria